Allora, cari colleghi, davvero una discussione molto interessante. Ancora una volta, ascoltando soprattutto le dichiarazioni dei colleghi del PD, ho la certezza che Tolentino ha fatto bene a cambiare dirigenza a questa amministrazione. Proprio per la miopia con la quale sono stati fatti gli interventi di questa sera da parte di chi appena 4 mesi fa governava questa città. Da parte di chi soprattutto in regione ancora recita un ruolo abbastanza importante. Caro Mercurelli, le prassi, dice lei, approvare questo bilancio in questo momento, io dico che non è prassi. La nostra amministrazione si è insediata dopo un ballottaggio a ridosso delle ferie e il governo, sapendo che c'erano queste condizioni, ha fatto delle proroghe. Tant'è che adesso in questo momento, prima la proroga era entrando il 30, il 1° di settembre, se non erro, poi è stata prorogata al 31 di ottobre. Tutto ciò che non è prassi viene regolamentato con dei decreti governativi, quindi non è prassi. La prassi sarebbe stata e chi c'era prima di noi l'avesse fatta. Provo velocemente quindi a spiegare, a riassettare un po' la situazione, perché mi pare che di sciocchezze, tra virgolette, consapevolmente o inconsapevolmente, o di cose poco precisissime sono state dette tante. Approvare questo bilancio, dice lei, anche significa andare al fallimento o al commissariamento, io dico che non è così. Il Comune di Tolentino si va avendo una situazione che eredita dal passato, come io dicevo, volevo portare il capo ragioniere sul balcone, non mi ci vuol venire, si appella a tutte le convenzioni esistenti e al contratto di lavoro, io lo porterò in TV però a fare una chiacchierata, perché sono di parola, quindi faremo una bella chiacchierata insieme all'assessore al bilancio spiegando bene qual è il concetto della cassa e quello della contabilità. Io sono un soggetto semplice, per cui quando vado alla ragioniere gli dico dammi 50.000 euro per pagare questo fornitore, lui mi dice non ce l'ho, per questo, so che dovrò riscuotere i cosiddetti residui attivi se ce la farò e poi entro nel merito, ma se gli chiedo 10.000 euro, 50.000 euro, lui da 3 mesi a questa parte mi dice che non ce l'ha. Quindi non dobbiamo andare come alla Corte dei Conti a scrivere insieme, tra l'altro la Corte dei Conti alla sua amministrazione ha già fatto degli appunti in maniera del tutto naturale sulla tenuta della contabilità, delle rettifiche, ma senza dire che queste erano fuori dalla legalità, e glielo confermo anch'io, ma dire questo e dire che il Comune di Tolentino non è indebitato perché ha solo 32 milioni di euro di debito, che sono stati rinegoziati di recente, indebitando quindi ingessando il Comune per ulteriori anni futuri e costringendo il Comune a pagare ulteriori importi di interessi passivi, significa dire delle falsità e soprattutto non essere capace, come io dico molto chiaramente, di fare l'amministratore, questo io dico io, visto che lei è consigliere regionale. Quando Mercurelli diceva che ci sono 191 mutui esistenti, diceva tutto, 191 mutui, e io vi chiedo allora, quante opere pubbliche strategiche avete visto a Tolentino dopo che sono stati contratti 32 milioni di euro di mutui? Cingoli ne ha 8, Treia ne ha 4, San Severino ne ha 5 di milioni di euro di mutui. Noi ne abbiamo 32, avete visto che ci sono state le stesse risultanze? Allora, quando questi signori parlano in questa maniera, rafforzano il concetto che noi abbiamo fatto bene a prenderci la responsabilità di guidare questo paese per il futuro, perché abbiamo, e siamo sicuri di averla, la responsabilità di portarlo fuori dalla secca, così come si dice in gergo contabile, a causa di chi ci ha preceduto, facendo ovviamente un'amministrazione del padre responsabile di famiglia e non perseguendo il libro dei sogni, caro Prudi, perché le opere pubbliche che il sottoscritto ha reso 2012, che ormai è terminato, 2013-2014, sono una parte, perché l'altra parte è il sottoscritto l'ha stracciata, del vostro piano triennale, del solo anno precedente al nostro, quindi sostanzialmente appena poco prima di togliere il vostro nobile sedere dalle sedie del comando, e il sottoscritto ne ha depennate un bel po', proprio perché è consapevole che quelle che avevate messo non erano assolutamente realizzate, in alcune di esse. Resta tra l'altro nelle opere pubbliche, per chiarirlo ai cittadini che possono prendere spavento, 3.950.000 euro del ponte di attraversamento della Colorata, che solo se Dio vorrà, attraverso le nostre pressioni sull'ANAS e sul governo, arrivassero questi soldi, altrimenti certo che non li abbiamo.
Ma noi però vogliamo realizzare a contempo il ponte di attraversamento del fiume Tempio, perché l'abbiamo promesso e lo vogliamo realizzare, così come voi lo tenevate nel piano delle opere pubbliche e in campagna elettorale avete detto che non era possibile realizzarlo, era un sogno. Allora, quando è che siete destri? Sognate o siete destri? Sognate quando fate gli amministratori e siete destri quando fate le campagne elettorali? Come funziona il vostro interno? Come si sviluppa nell'arco della giornata? Dite delle cose e fate delle cose quando siete amministratori che non sono sostenibili, che poi la realtà lo dimostra perché non avete realizzato niente, e poi diventate critici, ferreamente critici, e dite che gli altri inseguono i sogni quando mettono una minima parte di quello che voi volevate realizzare, pur amministrando con 32 milioni di debito precostituito, 1.250.000 euro di rata di interessi passivi, 2 milioni e 4 circa di rata di mutui all'anno. Rugni dice anche che non c'è problema per trovare 2 milioni di euro per pagare le rate del Vaccai quando vanno avanti i lavori, anche se noi abbiamo utilizzato per la spesa corrente, in base alla legge, ed è vero, i soldi che sono arrivati. Allora, se non c'è problema, secondo lei, trovare 2 milioni di euro per pagare il Vaccai nel prossimo anno, non sarà un problema trovare 1,5 milioni di euro per fare l'attraversamento del ponte sul fiume Tempio, se questo è il suo concetto di pensare. Io le dico invece che i soldi del Vaccai, caro Grugni, dovevano restare dove dovevano restare, anziché essere utilizzati nel flusso della spesa corrente, perché un buon amministratore sa che quei soldi erano destinati a quell'opera e li dovevano restare. Che poi la legge consenta di inserirli nella spesa corrente, e poi tutto il patatrac che è venuto fuori, che non è contro legge assolutamente, ma che non consente di amministrare nemmeno al buon Dio un comune con il debito che avete lasciato e con le entrate che secondo il Concomi su IMU sarebbero dovute essere al minimo. Certo, in campagna elettorale noi abbiamo detto cercheremo di applicare i minimi, e io oggi lo confermo, ma se voi foste stati più giudiziosi noi l'avremmo fatto. E i conti sono dimostrabili dai documenti contabili, non è che qui noi giochiamo alla carta coperta o alle tre carte a seconda di chi alza di più. Qui i discorsi stanno a zero, basta andare a consultare i libri contabili, qualsiasi ragioniere commercialista, qualsiasi cittadino può vedere come avete amministrato. Noi quest'anno l'ufficio tecnico non aveva neanche programmato lo sfalcio dell'erba perché non aveva soldi, lo faceva in economia, ciò a dire che dovevamo sfalciare dei ponti e delle strade pericolosamente infestati da erbacce in economia, perché l'ufficio non aveva nemmeno 30.000 euro per fare l'appalto che ogni anno si era fatto. Alla fine, grazie alla peripezia contabile del dottor Pini e dell'assessore Luconi, sono usciti 7.000 euro, 8.000 euro, abbiamo fatto un supporto, un appalto, perché altrimenti l'erba l'avremmo tagliata la primavera prossima, grazie alla vostra oculata amministrazione, testimoniata dall'ufficio tecnico e dai viventi dirigenti di quell'ufficio che possono asserire quanto io dico. Dire che non abbiamo ucciso i revisori dei conti, non abbiamo defenestrati e il dottor Fini, nonostante che non mi vuole venire sul balcone, è una cosa estremamente scorretta, perché un dipendente fa ciò che l'amministratore gli dice di fare e lo fa stando nei canoni della legge, anche se quel provvedimento è sbagliato. Perché quando si contraggono mutui per fare la piastrella bianca o l'attraversamento della nazionale qui davanti per 10 anni o per 7 anni 58.000 euro, o si fanno i mutui per gli semafori intelligenti mai funzionanti per altri 200.000 euro, quella è un'imbeccata politica, un ordine politico all'amministratore che si presta all'indirizzo che l'amministratore dà nei termini di legge, ma ciò non significa che lui è responsabile di quella decisione amministrativo-politica. E che vogliamo fare? Dare la responsabilità ai dipendenti delle vostre scelte politiche? È questo quello che si riassume dal vostro intervento. Lei, Bruni, diceva, e credo che sia stato poi tra l'altro insieme a Comi quello che mi ha digerito ancora la sconfitta politica, che Pezzanesi dice, sì, quando la cosa non va bene al PD vuol dire che sta andando nella direzione giusta, io lo confermo. Sa perché? Perché la vostra collaborazione, da quando vi siete messi seduti, benedetto il Dio e per fortuna, all'opposizione o in minoranza, come si può dire, non avete neanche approvato la delibera di questa sera tecnica
dell'indice Istat sulle aree verde PIL. Una cosa che mi sorprende, che un assessore all'urbanistica che sa che è una cosa dovuta per legge, non l'ha votata favorevolmente. Voi non avete votato favorevolmente nemmeno le cose più scontate che noi abbiamo votato in questo Consiglio Comunale, a conferma che siete sotto shock, che non riuscite a essere lucidi e fate semplicemente un no per sé. Allora io quale collaborazione devo aspettarmi da chi non vota neanche una deliberazione? Poi le ricordo anche simpaticamente che questo dramma, secondo me, ha rafforzato la fatto che quando fu inaugurata la sede urbanistica, lei se lo ricorderà, io venni su e gentilmente le dissi: bene, questi colori, avete fatto un buon lavoro, mi piace, moderno, giovanile. Lei mi guardò e di fronte a tante persone mi disse: certo, l'ho fatto a mia immagine e somiglianza perché ci dovrò restare per lungo tempo. Io mi fermo qui. Capisce quello che le sto ricordando? Allora io silenziosamente ho preso, me ne sono andato, perché la sua dichiarazione lasciava intendere molte cose, però come vede il corso della storia poi può cambiare. Io le ricordo anche che quel mega lavoro da me anche condiviso che lei ha fatto sotto la Galleria Europa, mi pare che in questi giorni stia evidenziando che non solo è bisognoso di completamento oneroso, ma i materiali scelti, le soluzioni scelte lasciano molto a desiderare. Allora, quando si fanno le cose e si spendono soldi, che siano sponsorizzazioni o siano dell'amministrazione pubblica, bisogna fare delle scelte azzeccate, altrimenti poi le cose si pagano due volte. Adesso dobbiamo andare a reintervenire su un materiale che assorbe e che lascia il pavimento sporco per sempre. Cara collega Riccio, mi fa piacere che lei condivida, dice abbiamo fatto le stesse cose che faceva lei. Non è che noi nelle politiche sociali arriviamo e rovesciamo tutto, anche perché in tre mesi avremmo messo in enorme difficoltà le cosiddette famiglie che lei dice sono in difficoltà di suo. Allora, quando lei dice, io mi sono molto incuriosito, che le famiglie in difficoltà devono diventare risorsa per la nostra amministrazione, a me vengono a chiedere lavoro, soldi e casa. Le case non ci sono, i soldi non ci sono, il lavoro scaletta non c'è, e se ce n'è uno io glielo trovo, glielo do volentieri. Che tipo di risorsa mi potrebbero diventare queste famiglie se non l'aiuto economico che può dare il comune, anche se poco, per cercare di alleviare momentaneamente in attesa di ristoro appunto questi poveri cittadini che hanno bisogno? Che tipo di risorsa potrebbero diventare che noi non abbiamo capito? Cioè, io adesso mi sono veramente preoccupato, perché non sono veramente riuscito a capire che tipo di risorsa può diventare una famiglia in difficoltà per il comune, se non il comune che la deve aiutare, e se non che il comune deve reperire case a tutta la manetta, perché qua non ci sono per i cittadini che ne chiedono, siano essi tolentinabili da Dio, siano essi extracomunitari. E il viale Matteotti, le posso garantire che se legge, lei mi ha chiesto di inserirlo nel 2013, c'è, quindi legga, guardi, perché se no rischiamo di, cioè, voglio dire, quando veniamo in consiglio comunale veniamoci preparati, perché se no ci parliamo addosso. Allora, le opere pubbliche del prossimo anno, tra le opere pubbliche c'è anche il viale Matteotti, quel viale Matteotti che è necessario non solo di una rivisitazione della viabilità, ma anche dell'asfaltatura. Perché ricordo che ci sono degli avvallamenti e delle sconnessioni e delle pozze che in caso di pioggia, e magari Dio venisse, ne abbiamo bisogno, e i cittadini che passano sul marciapiede fanno la doccia. Vediamo quanti secondi mi sono rimasti. Pochi, 3 minuti. In buona conclusione, noi cittadini hanno demandato di amministrare. Noi ai cittadini diciamo una cosa molto semplice, semplicissima. In 3 mesi di governo ci siamo occupati di tante cose. Abbiamo fatto una brochure nella quale abbiamo detto ai cittadini quali erano i nostri 8 punti del programma che avremmo in primis rispettato. Abbiamo detto loro che saremmo intervenuti sulle cose piccole, sulle cose medie e sulle cose grandi. E allora io ricordo che in 3 mesi noi siamo intervenuti sul cronoprogramma degli obblighi cimiteriali che per 2 anni, dopo che i cittadini li avevano pagati, erano restati fermi, i lavori non erano stati appaltati. Siamo intervenuti con una delibera di giunta affinché coloro che erano stati costretti a pagare il terzo loculo o il secondo loculo, nonostante che i lavori non erano stati realizzati,
quando avevano avuto la disgrazia in famiglia, erano stati quindi anche beffati, li abbiamo proceduto a disporre il rimborso al dottor Bini affinché ci fosse giustizia. Abbiamo provveduto a rimuovere la pista ciclabile, così come avevamo promesso ai cittadini, nel senso che il progetto è definitivo e nei prossimi giorni cominceremo ad effettuare i lavori. È vero, spendiamo 40.000 euro tra lo spostamento e il rifacimento della pista ciclabile, ma lo facciamo sapendo di fare del bene alla città. Abbiamo concordato con il Cosmari l'appalto della bonifica della discarica, tanto per parlare di ambiente, della vecchia discarica incontrata a Collina, per da dare entro il 30 di settembre, i lavori quindi cominceranno ad ottobre, e abbiamo fatto a nostro avviso anche delle cose piccole che poi magari trascuravate, come mettere fiori nei vasi della nostra città, comprare cestini affinché la città fosse dotata di cestini e cosa genere per essere pulita. Abbiamo fatto un provvedimento sulla tosa per i commercianti affinché Tolentino e la sua piazza e le sue piazze diventassero vivibili. Abbiamo quindi dato il là a numerose azioni che secondo noi, come quella anche della pulitura delle fogne che abbiamo cominciato, e perché le piogge arriveranno e faranno danni ingenti se questo non viene fatto, e l'abbiamo fatto in un periodo consono, perché se l'avessimo fatto, e concludo, a giugno, quando ci siamo insediati, quando i tigli perdono le parti che cavano, che sono quelle parti con i frammenti gialli che non sono foglie, si sarebbero riattappati tutti. Allora noi abbiamo degli operai che costano, sono pochi, sono bravi, sono disponibili, ma li dobbiamo centellinare le risorse, perché abbiamo rifatto anche quasi tutta la segnaletica orizzontale di questa città che non c'era nel centro storico, con gli stessi operai oltre allo sfaggio dell'erba, e quindi stiamo pulendo anche le fogne, perché nella campagna elettorale, nostra modestia, abbiamo detto che la città ha bisogno anche di questo, e quindi lo riteniamo un progetto da perseguire, lo stiamo facendo, i cittadini guardano anche a queste piccolezze e siamo contenti che lo facciano. Abbiamo anche migliorato quel progetto che si diceva era dell'amministrazione via Luigi Sturzo, facendo l'altro lato del marciapiede che non era previsto, quindi quando dobbiamo riconoscere progettualità meritorie alla vecchia amministrazione, questa è tutta la cittadina, tutta la mia obiettività, lo facciamo e le abbiamo completate. Quando le miglioriamo pretendiamo anche che qualcuno si accorga che le cose le miglioriamo. Ecco, il nostro scopo è quello di migliorare, ripulire e salvare questa città. Se ci riusciremo avremo sicuramente centrato l'obiettivo, se non ci riusciremo non avremo motivo per chiedere fiducia ancora ai cittadini che ci hanno votato. Grazie. Grazie signor Sindaco, si chiude qui il dibattito, si apre adesso le debate. Prego, ci provo. Sì, volevo fare una precisazione, intanto il voto è positivo, cioè nel senso che il collega non trova. La dichiarazione di voto non è una capogruppo per capogruppo sull'approvazione del piano delle alienazioni delle valorizzazioni immobiliari. Prego. Questo lo possiamo decidere congiuntamente. Poi facciamo singolarmente, votiamo i singoli atti. Se siamo tutti, però dopo si possono creare dei problemi in effetti per fare la favorevolezza a un voto contrario a un altro. Allora io direi è contrario nell'altro. Quindi. Quindi, ripeto, passiamo alla dichiarazione di voto. Ogni capogruppo fa la dichiarazione di voto su ogni punto, approvazione del piano della alienazione e delle variazioni immobiliari 2012-2014. Sì, però tecnicamente ogni punto un capogruppo esprime la propria dichiarazione di voto. 6-6-6. Perché? A meno che facciamo una dichiarazione unica, ma dobbiamo essere tutti d'accordo
perché se no può essere confusione. No, no, dipende da ognuno di voi, perché uno può essere d'accordo su un punto o su un altro, oppure e se altro no. La valutazione del complesso, se parliamo di risoluzione, allora, unica di che ci siete d'accordo, questo è il metodo. A meno che facciamo in questa maniera, come dice l'assessore. Dichiarazione ogni comprensione. Esatto. Ogni capogruppo fa una dichiarazione ogni comprensiva di tutti i punti. E al momento della votazione si voterà un punto alla volta. D'accordo? Sono 6 minuti per ogni punto, quindi avrete qualche minuto in più e comprensivo, certo, è giusto, è corretto. Siete d'accordo? Brugni, la vedo un po' soddisfatta, d'accordo? No, ho letto la mia sua minica facciale, no? Appunto, volevo sapere se tutti i consiglieri erano d'accordo. Perfetto. È più lungo chiaramente di 6 minuti, perché se andiamo a vedere 6 minuti per ogni dichiarazione, facciamo che ogni persona ha un tempo comodo, penso, di 10 e 15 minuti. Certamente, come? Certamente. Ok. D'accordo? Allora, siamo d'accordo? Bene, procediamo. Prego Ciccone. Sì, intanto volevo dire questo dal consigliere Brugni. Mi ha tirato un po' in ballo sulla questione dei servizi sociali. Io spero che l'abbia fatto ok o che l'abbia fatto in buona fede, perché per fortuna abbiamo lo streaming e possiamo andare a ripescare parola per parola quello che ho detto. Io la parola extracomunitari non l'ho mai tirata in ballo. Bellatamente, mi ha dato del razzista, cosa che non mi appartiene assolutamente, non è nella mia indole. Io ho solo detto i servizi sociali facciamo, queste sono le parole, una ricognizione non solo in quantità ma anche in qualità, perché auspico che questi servizi sociali vengano dati a chi ne ha bisogno realmente, sia esso cingalese o tolentinate o salernitano, non mi interessa cosa, io chiedo solo che vengano dati su delle basi obiettive e che venga... Mi scusi se la interrompo, ma come sono stato fermo con Brugni di attenersi... Sì, era solo per dire di andare a introdurre un criterio teoricamente nel territorio in questi servizi sociali, tutto qui. Poi per quanto riguarda, non sono nemmeno d'accordo su quello che ha detto sul limite, sullo stare al limite della legge sullo sforamento del bilancio, non è una buona norma di condotta stare al limite. Lei fa il matematico, come ha detto, dice ragioniamo sui numeri, allora io mi occupo di altre cose, di valvole, quando si progetta una valvola non è che si progetta per... se devo progettarla per una determinata pressione mi tengo in tolleranza, quindi significa che cerco sempre di fare al meglio delle risorse che ho. Se devo fare un bilancio non mi vado a posizionare il limite perché questo me lo consente la legge, che è una condotta che secondo me non è buona. E quindi il fatto che siamo andati a toccare anche l'IRPEF con l'arrotondamento allo 0,8 deriva anche da questo, deriva anche dal fatto che prima siamo stati al limite del consentito dalla legge per il bilancio e quindi abbiamo ereditato tutta questa situazione di disagio. Così come per l'IMU, per quanto riguarda la prima casa, l'aliquota al 4% in realtà è un'aliquota, sì è vero che è massima, però sono state anche mantenute le detrazioni per 200 euro, tutte le detrazioni. Quindi questo che significa? Che una persona, una famiglia, con due figli in pratica l'IMU va a pagare pochissimo, quindi in termini percentuali
forse abbiamo numeri che dice lei, ma in termini assoluti, parlando in soldoni, sono pochi euro, quindi questo non fa assolutamente la differenza. E poi per quanto riguarda l'IMU sulla seconda casa, è chiaro che chi ha una seconda casa deve pagare di più, questo è palese, insomma. Se mettiamo l'aliquota al 10,6%, è giusto, tu hai due case, paghi di più rispetto a uno che ne ha solo una. Penso che su questo non abbiamo scoperto la toccata. Ripeto che comunque questa situazione è stata evitata dal passato. Come diceva giustamente il sindaco, 32 milioni di buco ereditati non è che sono una riga, quindi abbiamo dovuto anche sopperire a questa situazione. E poi, tenuto conto che abbiamo fatto tutto il possibile, tutto quello che c'era da fare per far quadrare il bilancio, il voto di collega è positivo di approvazione per tutti e tre i provvedimenti. Consigliere, però dovrebbe darci la sua dichiarazione di voto. Se si dichiara favorevole o contrario? Favorevole. In tutti i punti? Per tutti e tre i punti. Grazie, consigliere. Allora, un'altra dichiarazione di voto per favore. Prego. Lo so, non ci sono dichiarazioni di voto. Anche un po' rammaricato, se non puoi già risposto, io forse finge di non capire, oppure spero di non capire. Noi non abbiamo parlato del fatto che non esistano 32 milioni di euro di lì. Noi abbiamo parlato di una comunicazione che si vuole dare alla città sul fatto che chi ha mostrato una logica che ha fatto in maniera assolutamente incosciente, cosa che non è affatto vero. Questo è stato giustificato anche da io, che voi avete scelto sia di confermare nei panni, nelle destre di Cotogini, sia nell'organismo di revisione dei conti. Io altro non so cosa aggiungere. Prendo atto che l'assessore Lugoni sa anche che alcune riunioni tenute a marzo del 2011 al contempo della maggioranza che parla di alcune decisioni che pensavamo di prendere e che poi non capite bene se abbiamo bisogno di questo o no. Però beh, io non voglio, ho detto che qualcosa mi ha rattristato, è il comportamento del sindaco. Io penso che questo sia l'unico comune in Italia in cui chi governa, chi amministra, anziché parlare all'inizio magari proporre la sua ricetta di bilancio, attacca la minoranza. Cioè noi che facciamo l'opposizione dovremmo essere quelli che attaccano, quelli che criticano, e io penso che non l'abbiamo fatto, penso che abbiamo fatto anche degli spunti, come l'assessore della GECA, come l'assessore di Roma, abbiamo chiesto delle cose, non l'abbiamo fatto in maniera utopistica, abbiamo dato delle indicazioni anche su come poter gestire il patrimonio comunale. Ecco, se noi ci dire che sono delle sciocchezze, che noi sogniamo, che noi non abbiamo saputo governare, che noi abbiamo mandato allo sfacelo la città, io le ritengo anche offese, si potrebbe anche andare a finire in una valutazione di educazione, ma non lo faccio, non lo voglio fare. Il sindaco Pezzanessi ha detto che il giorno dell'inaugurazione, sono felice che mi ascolta il sindaco, perché... No, la mia inaugurazione dell'urbanistica. Ha detto che io in quella sede, io ho detto che sarei rimasto in quel posto molto lungo. Allora, a Torino c'è chi diceva che avrei fatto il sindaco, c'è chi dice che avrei fatto l'urbanistica. C'è chi diceva che ci credevano che saremmo andati all'opposizione, ecco, tutti dicevano tutto. Io a lei, caro sindaco, se si ricorda, spero che sia rimasta, sono sicuro che ha l'istante rituale di ricordarlo, la battuta era sui colori e anche un po' mai aiutato, non lo consente. Non lo consente. Prima non volevo dire adesso io. Vedete che c'è Cesari che poco fa mi arriva su come noi sorridavamo quando altri parlavano. Ecco, lei che prima a quello che dice un consiglio di opposizione non lascia dire.
la battuta, se se lo ricorda, la battuta, se se lo ricorda, Carlo, Sintrimo, era... La battuta, se se lo ricorda, caro sindaco, era questa, era sul colore del corridoio, che non da me è stato scelto un colore rosso, e la battuta era, che era il colore che piaceva a me, questa era la battuta, caro sindaco, non certo come la raccontata lei. Comunque lascio perdere queste mie idee sciocchezze, tristemente le voglio, le abbandono. Vi dico che questo bilancio noi non lo possiamo votare per un motivo, perché non c'è una proposta, non c'è una proposta su come sopperire la riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale, che noi conosciamo bene, perché voi adesso lo lamentate, noi l'abbiamo subita negli ultimi 4-5 anni costantemente, quindi la conosciamo. Però, perdonatemi, voi a queste riduzioni rispondete semplicemente con un aumento dell'imposizione fiscale, e lo fate in un modo, secondo me, secondo noi, assolutamente iniquo, lo fate a tutte le fasce di reddito, non lo fate assolutamente, come qualcuno ha detto, ai più ricchi togliete di più, ai più poveri togliete di meno, questo è in maniera lineare a tutti, questa è la verità. Quindi noi possiamo assolutamente, non possiamo assolutamente votare questo bilancio. Grazie consigliere Bruni, a facoltà di parola il consigliere Comi. Prego. Ha chiesto di parlare lei? No, va bene, va bene. Bollini. Grazie Presidente. Come Democrazia Cristiana, come al solito parlo plurale, siamo favorevoli a condividere positivamente da tutti e quattro detto ciò, facciamo questo non perché l'assessore Lugoni è stata brava, perché tu mi hai detto, ma perché abbiamo partecipato attivamente alle decisioni. Abbiamo partecipato nelle riunioni consigliari, nella riunione di maggioranza e nella commissione bilancio. Sappiamo che chiedere del denaro in questo momento storico e sociale ai cittadini è dura. Riteniamo di averlo fatto sia per quanto riguarda la funzionale interna, in maniera equa, perché non è che lo usiamo tutti alla stessa maniera, c'è più case e paga di più. Una sola casa paga un poco, chi guadagna tanto paga di più, chi guadagna poco tradizionalmente paga di meno. Quindi riteniamo che sia una manovra dolorosa ma breve, e come hanno detto tutti durante il dibattito ci allineiamo, anzi forse facciamo anche meglio di quali comune di micro. Per quanto riguarda il piano di alienazione, anche questo è un argomento abbastanza delicato, perché certo andare a vedere in questo momento è dura, però sono certo che chi andrà a trattare tra gli assessori sarà capace di farlo in maniera più favorevole per il nostro ente, per il nostro comune e quindi per tutti i cittadini. In quest'ottica ovviamente non tutto quanto fa parte del patrimonio di Fiorentino è appetibile al privato cittadino, ma una struttura come i palazzi di Roma, dove ci sono i lavori pubblici, è bella e può avere un certo valore commerciale. In questa ottica mi rilascio a quanto diceva il consigliere Punzi, come venne fatto nella passata amministrazione, anche in maniera corretta, portando per fortuna e per bravura sicuramente gli uffici dell'ex liceo, quando era prima partito un patto per realizzare una nuova palazzina, per fortuna poi chiuso, una nuova palazzina per ospitare tutti gli uffici tecnici, uscì questa brillante idea di portarli in un edificio di proprietà del comune in disuso. I lavori vennero fatti in parte, mi sembra, per non sbagliare, alienando, anzi dando in permuta alcune aree al cittadino che realizzò l'opera. Effettivamente il risultato c'è stato, effettivamente l'opera è stata fatta in maniera corretta. Il nostro intento
certo della Giunta è quello di farlo anche per il palazzo in via Roma e portare l'ufficio tecnico vicino all'ufficio urbanistico in maniera tale che tutta l'area tecnica abbia una sola zona. Per quanto riguarda la parte di pedaggio relativa all'urbanistica, in questa fase non abbiamo intenzione né abbiamo la possibilità di fare una variante al PRG, in quanto c'è una legge regionale che ci costringe ad adottare il quorum, che sarà un piano di attuazione del programma cooperativo per la riqualificazione urbana, che sarà un piano attuativo che direttamente andrà a variare il vecchio PRG e lancerà il principio della nuova urbanistica territoriale. Adesso non entro nel dettaglio. In quest'ottica dovremo risolvere il problema patata, che secondo noi tanto problema non è, perché non è un'area che andrà dove si andrà a realizzare una speculazione urbanistica, bensì un'area in cui tendenzialmente il privato cittadino costruirà la propria casa. Pertanto cercheremo di integrarla nella migliore maniera possibile all'interno del nuovo programma attuativo. Vediamo se sarà fattibile. Per realizzare questo programma attuativo pensiamo di farlo internamente ma con tavoli di concertazione con i tecnici gerentinati o le imprese, perché crediamo che lo sviluppo urbanistico della città non sia materia di pochi ma sia materia di tutta la collettività. Credo di non dover aggiungere altro, ripeto, siamo favorevoli a tutte queste cose. Grazie consigliere Collini. Ve lo dica, io credevo che sia prenotato lei. No, io infatti prima, il suo cenno l'avevo inteso come essere prenotato dopo Prugni. Non c'era nessuna intenzione di, se facciamo l'alternanza questa è l'alternanza. Prego, tocca a lei. Io riconosco che questa discussione è un grande merito a Giuseppe Pezzetti. Un merito che gli invidio grandemente. Cioè quello di riuscire con molta abilità, con molta astuzia a trascinare la discussione laddove è utile che finisca e allontanarla dalle paludi di un dibattito che potrebbe essere rischioso. Il dibattito di oggi doveva avere calare l'attenzione sull'aumento della aliquota IMU dalla prima casa, dal 0,2 al 0,4, indiscriminato, perché quelle detrazioni che vengono citate sono imposte dalla legge, quindi noi non ci inventiamo nulla, non sono un merito, un banco e un comune. Doveva discutere dell'aumento indiscriminato dell'IMU sulle seconde case, sulle aree fabbricabili, sulle attività produttive, perché su tutte queste non sta al 7,6 ma sta al 9,6 o al 10,6. Doveva discutere del fatto che passiamo da 2 milioni e qualcosa di prelievi fiscali ad oltre 4 milioni, che qui ci sarà un incremento nelle casse del comune del prelievo fiscale che è sostanzialmente il doppio rispetto a quello del passato e che è il più alto della storia democratica di questo mondo. Ebbene, mentre noi dovevamo discutere di questo, cioè che a dicembre le famiglie dovranno pagare non solo le aliquote maggiorate per settembre, ottobre, novembre e dicembre, ma anche con i recuperi quelli dal primo gennaio, quindi si troveranno a pagare da 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 a seconda delle differenze. Ecco, mentre dovevamo parlare di questo, ognuno è riuscito a parlare e a filofeggiare sui temi imposti abilmente nella discussione dal sindaco. Cioè, guardate, qui c'è un dramma, c'è un indebitamento che è altissimo, che è straordinario, quindi non badate a quello che succederà. Noi siamo riusciti, siamo caduti in questa trappola. Io questo mi spiace, ma mi spiace perché saremo responsabili a dicembre, quando andranno a pagare i cittadini, di un grandissimo incremento. Voi vi ricordate quello che è successo per la Danza?
questa preoccupazione. La preoccupazione maggiore, quella per la quale esprimo il voto contrario, è che è anche possibile ragionare su un aumento della pressione fiscale. Lasciamo perdere che uno in campagna elettorale ha promesso che non l'avrebbe fatto, questo è un problema di coscienza del sindaco. Però è anche possibile ragionare sull'aumento, però nel momento stesso in cui si decide di farlo, si associa questo a un percorso, a un progetto di riforma dell'ente, dei servizi, dello sviluppo del territorio, progetto che manca. Terzo, nel momento stesso in cui si decide di fare questo, lo si fa insieme. Perché badate, nel momento in cui aumentiamo l'IRPEF al massimo e le aliquote a questi livelli, avremmo dovuto fare un regolamento nel quale insieme discutevamo, perché la prima casa ce la possono avere in tanti, però ci sono fasce di reddito diverse, ci sono categorie sociali diverse, ci sono giovani coppie, ci sono persone abbienti e meno abbienti, non è solo questo. La prima casa è una prerogativa, un patrimonio che pesa in maniera diversa su centri sociali diversi. E noi dovevamo sentire il dovere di differenziarli, di tener conto di chi ha un ragazzo disabile, di tener conto di chi ha una famiglia numerosa, perché di questo qualcuno ha parlato in campagna elettorale, di famiglie numerose. Io tutelerò le famiglie numerose. Ecco, mentre questi discorsi li abbiamo fatti, oggi li abbiamo brutalmente accelerati con una proposta. Ecco, siccome si tratta di incidere al massimo sulle tasche dei cittadini, io mi aspettavo che la Commissione Bilancio, la Commissione Affari Istituzionali, il Consiglio Comunale fossero stati investiti di questa discussione. E sia pure nelle differenze legittime, ognuno con le proprie idee, con la propria cultura, con le proprie posizioni, magari con le proprie strumentalizzazioni, avesse portato un contributo di merito a questa discussione. Credo sia il momento di parlare del futuro, perché a forza di parlare del passato, a un certo punto ci troveremo ad affrontare i problemi e non avremo più alibi e non avremo più scuse. E amministrare oggi un comune è difficile. Allora finiamola con le campagne elettorali, finiamola con gli spot, finiamola con gli slogan, mettiamoci intorno al tavolo e ragioniamo. La sua dichiarazione di voto, per favore, consigliere Gomi. La dichiarazione di voto? Contrario, perfetto. Non... Prego, mentore, la facoltà di parola. Allora, innanzitutto voi non sapete che sollievo che sia non dover partecipare, non partecipando ai partiti tradizionali a questi scambi che poi alla fine sono veramente una, per la maggior parte, una colossale perdita di tempo. Siamo stati ripresi quasi sul fatto che non avessimo parlato di innalzamento delle aliquote, che era scritto chiaro e tondo, quindi innalzamento delle aliquote lo conosciamo benissimo, sappiamo cosa significa, tra l'altro a fine anno significherà una contrazione dei consumi di probabilmente 4 rapporto, quindi piuttosto elevato, cioè se i preliminari dovranno pagare 1000 euro di tasse, come veniva suggerito prima, avrà una contrazione di spesa per circa 4 milioni. Tutta la questione relativa alle tasse è stata presa noi in considerazione in maniera chiara e semplice, perché noi abbiamo criticato la gestione del corpus intorno del bilancio, abbiamo detto che vanno congelati gli investimenti, salvaguardando quelli di sussistenza, prendendo noti quali sono quelle delle aree di sussistenza, chiaramente riguardo le persone disabili, le persone in difficoltà, gente che ha bisogno di aiuto già molto adesso, togliamo il potenziale aiuto futuro, no? È chiaro. Però quello che io voglio dire è proprio evitare chiaramente e comunicare ai cittadini che certe opere non si faranno e di conseguenza è molto semplice, uno più uno, non aumentare le tasse per pagarle queste opere. È proprio un discorso chiaro, semplice, linearissimo, non faccio, non devo far pagare di tutti i cittadini. E secondo noi questa è la strada da seguire per questo periodo, per questa fase, per essere un anno, due, non lo so, non sono in condizione di valutare. La questione che era la ragione principale dell'intervento in merito al bilancio e in merito a chi ci ha scritto poi è non tanto a sottovalutare, ma erano automaticamente rimettere in luce le tasse nel discorso del bilancio, è che a noi interessa anche far capire come funziona una parte del gioco questa elettronica.
bilancio, cioè mantenere sempre le spese su fino a che continua ad andare avanti questa questione, ha permesso di prevedere per la prossima spesa tante elevate, è un danzare sul filo del rasoio questa gestione che c'è stata. E c'è di questo bilancio, in quanto forse non lo ripeto, non totalmente responsabilità di dice adesso. Una questione per l'assessore Lugoli, forse non mi ha capito prima come dicevo che approvare a dicembre, io non ho assolutamente collato il fatto, forse mi sono spiegato male, che approvare a dicembre significasse poi poter accedere ad altri punti, quindi fanno parte di un altro discorso, forse non si spiegato bene, io non ho capito, non saprei. Scusate perché il punto uno per uno. L'addizionale e l'IMU oggettivamente rientrano nello stesso discorso che ho fatto prima, ossia a fronte di una non presenza al bilancio di spese non c'è la necessità di alzare le tasse. Che le tasse siano in parte ragione dell'immigrazione dei trasferimenti credo che sia un dato di fatto, non credo che sia una questione discutibile o discutibile, ciò non toglie per appunto che si potevano tirare un po' fuori dal fango i cittadini di Tolentino ragionando in quest'ottica. Ed è proprio questa l'ottica però che sottende al discorso di dire votiamo il bilancio a dicembre. Capisco che sia difficile. Facciamo tutto il possibile per riuscirci, o fate nel merito, queste sono cose che riguardano esclusivamente voi. Perché quello c'è anche come effetto collaterale, di concedere al cittadino la totale consapevolezza di quello che succede nel proprio comune. Non è solamente il discorso di dodicesimi, è il discorso di dire io sono arrivato a metà anno e tutto quello che è successo fino a metà anno non devo andare a cercare io a spulciare pian pianino, quell'altro è una condizione in cui io a inizio dell'anno posso dire ok, la giunta comunale ha detto che questo giorno, questo mese, insomma, entro questo anno farà questo intervento, è stato fatto? No, sì, subito, immediato, non c'è valizia, non c'è trasparenza. La nostra posizione per quanto riguarda l'alienazione dei beni comunali è anch'essa d'accordo nella stessa ratio con la quale abbiamo affrontato il bilancio, ossia rendere funzionale l'alienazione dei beni comunali che sono un patrimonio ad un momento contingente difficile, è un precedente pericoloso innanzitutto perché poi potremmo farlo anche in futuro, quindi riaccedere alla vendita di, che ne so, altro palazzo qualsiasi, pian piano erode il patrimonio comunale, alla fine prima si diceva di affrontare o di comprare un capannone piuttosto che io vi tiro fuori dal cilindro una soluzione per sfruttare 40.000 euro, la fabbrica ideale per il comune da un contributo potrebbe essere dato sotto forma di immobile, nonché il capannone dietro l'imbottigliamento per quanto riguarda lo stoccaggio dei mezzi del comune risolto nel giro di 5 minuti, non c'è bisogno manco di comprare. Scusate, ma ho fatto un po' di appunti, quindi mi riguardo la volta, ci sono un messo. Ma sostanzialmente ci tenevo solamente a sottolineare che a parere nostro il grosso del lavoro va fatto nell'affrontare il bilancio, e tutte le altre valutazioni vengono da sé. La dichiarazione del voto del 5 Stelle è il contrario. Questi interventi e tutte queste proposte proprio perché per l'appunto non aderiscono minimamente a quello che ci aspettavamo avesse voluto essere la gestione del buon padre e famiglia vero, no? Che magari adesso non si vede, non lo so, però noi aspettiamo che domani questo succeda. La gestione del buon padre e famiglia è quella che non prevede di fare lo stesso anno che verrà di comprare la macchina, la casa, comprare la casa al mare e andare in vacanza un mese. La gestione del buon padre e famiglia è quello che pianifica i prossimi 5 anni in base al reddito che sa di avere, non in base a quello che sa, non sa se ci sarà o meno. E che divide nel corso del tempo le spese da farsi in maniera decisa il meno possibile sull'interesse della famiglia. Grazie. Grazie. Da parte della nostra maggioranza c'era la completa fiducia dell'assessore Buconi nelle scelte che ha fatto e le abbiamo condivise. Non c'è altra possibilità. Loro dicono, l'opposizione dice, la minoranza, come piace essere chiamati a loro, dice parlate sempre del passato per parliamo al futuro. Sarò noioso di quello che vedete ancora una volta. Dobbiamo parlare del passato. Ma perché parliamo del passato? Non per essere noiosi, per dare la colpa per forza. Poi è anche uno sport che non ci piace più darmi la colpa per forza.
ma perché guardando il passato noi possiamo, diciamo, a capire il futuro e soprattutto facciamo capire ciò che stiamo facendo ai cittadini. I cittadini, sfido, adesso non è per sfuggire ai cittadini, ma sarà difficile che i cittadini andranno a vedere ogni singola cifra, ogni singola voce, ogni singolo titolo del bilancio. I cittadini guardano i fatti concreti, guardano ciò che il bilancio poi comporta effettivamente nella città. E come giustamente ricordava il sindaco, comporta i mutui hanno comportato che ci sono figli di scelte politiche, dobbiamo ricordare i semafori sono dei mutui. Se è stato fatto un mutuo per il semaforo, 2.000 euro all'anno, 2.000 euro non ci sappiamo per questi mutuo che sono state le scelte fallimentari, purtroppo sarà stato un obbligo nazionale, sarà stato quello che è, ma è stata una scelta fallimentare in toto che ha comportato un mutuo che noi adesso ritroviamo con dei semafori che non funzionano. Ecco per cui abbiamo il mutuo. Mutuo per la pista ciclabile, mi ricordo che la loro opposizione disse: voi state facendo un mutuo per la pista ciclabile. Giustamente l'opposizione diceva: in questo momento si è scelto di fare questa pista ciclabile, ma ci sono tante famiglie in difficoltà e il mutuo che potevamo fare la pista ciclabile stiamo facendo, potevamo fare per le famiglie, giustamente, visto che la collega Riccio ha tirato fuori il discorso delle famiglie. Quindi parliamo del passato per capire quello a cui noi siamo arrivati adesso, e non è perché noi dobbiamo scaricare il voto, ma perché noi ci siamo trovati a dover fronteggiare un bilancio che è figlio di una vecchia gestione e per sempre XII era già stato fatto. Tra l'altro ci sono delle cifre che lo dimostrano. Per quanto riguarda la questione delle aliquote e delle tasse, è vero, in campagna elettorale più di una volta avevamo detto che avremmo, abbiamo usato esempio il condizionale, noi che abbiamo promesso, io personalmente e tanti miei colleghi candidati abbiamo sempre fatto uso del condizionale. Abbiamo sempre detto, non sappiamo ancora la situazione del bilancio, ecco perché il sindaco Mezzanese diceva porteremo chi sul famoso poi. Ma perché? Il discorso è questo, non avevamo la capacità di poter dire cosa il bilancio ci avrebbe riservato. E in campagna elettorale noi abbiamo detto, se avremo la possibilità, se il bilancio ci permetterà, allora l'IMU sarà quello che sarà, favorevole ai cittadini. Purtroppo il bilancio abbiamo visto probabilmente. Non abbiamo la possibilità di poterlo fare. E anzi, io ringrazio ancora una volta il signor Ventoni perché, malgrado questo, si è riservato di fare una aliquota media difficoltosa. È vero, una cosa forse posso concordare con voi. Non abbiamo discusso nella completezza del dibattito sul perché, sul per come. È vero, ci stiamo impariando. Faremo tutti. Però mi collego anche al discorso nazionale, dov'è che la politica ha fallito e perché siamo arrivati a Monti, il famoso Monti, perché la politica non è stata capace di prendere le scelte difficili. Noi l'abbiamo fatto. La polemica cazziosa di agosto, la parte di lancio agosto per nascondere, perché la gente sta interna, ma non dire dalla sistema. Noi abbiamo preso le scelte difficili e credo che i cittadini le accetteranno, perché noi abbiamo credo che abbiamo la capacità di poter dire chiaramente perché delle scelte e il futuro dell'amministrazione, il futuro dell'amministrazione nostra è proprio questo, quello di dire perché delle scelte. Sarà compito del sindaco e dell'assessore quando sarà detto nella direzione di dire perché abbiamo applicato questa legge. E allora i cittadini diranno, queste persone, queste amministrazioni hanno preso le scelte difficili, io credo che invece degli improperi, degli insulti, delle critiche, riceveremo anche una parte di gratitudine e complimento. Capisco che non sarà facile, la cittadina dirà, però per salvaguardare la macchina comunale e il bene comune hanno preso le scelte difficili. Sicuramente l'economia è un ciclo che cresce e diminuisce, prima o poi ci sarà una crescita e quelle opere triennali che noi qui abbiamo elencato sono frutto di un ottimismo che noi non possiamo esimerci da volere. Perché sarebbe deleterio anche agli occhi della cittadinanza non poter dire quello che vogliamo fare nel futuro. E più di una volta è vero, abbiamo detto, giustamente le scuole diceva, compare di famiglia, è vero, noi lo applicheremo e forse l'abbiamo applicato, giustamente ricordavo Pezzanesi, abbiamo tolto parecchie opere che erano del vostro piano di opere triennali che erano improponibili e non praticabili. Quindi ora l'abbiamo fatto. Ma il buon padre di famiglia ogni tanto si riserva anche di sognare e di dire fra un anno posso fare un bilancio.
se riesce a ottenere il suo obiettivo, che è quello della riduzione degli sprechi e delle scelte oculate su quello che si fa. Quindi questo è quanto. Quindi per il resto confermo il nostro voto positivo al bilancio, andiamo avanti in questa maniera. Ripeto, non vogliamo fare scarico delle colpe, abbiamo fatto quello che vogliamo fare e diciamo che il nostro compito sta cominciando ora. E la velocità di voler inserire questo bilancio a agosto, proprio per avere la possibilità di poter cominciare a programmare. Non era possibile arrivare a ottobre, non avremmo potuto programmare nulla di quello che ci aspetta. Nulla, nessuna cosa. E soprattutto per i servizi sociali, è difficile programmare in un settore importante come quello con un bilancio che non si sa per 12esimi e per i lavori pubblici aggiunto fino a ottobre. Quindi noi abbiamo necessità di approvare questo bilancio e andare avanti con le nostre idee, perché fino adesso sono andati rise proprio per colpa del passato. Ecco perché ritorniamo a questo. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Massi. Allora, abbiamo concluso le dichiarazioni di voto, adesso passiamo al voto palese per ogni punto. Quindi adesso voteremo l'approvazione del piano dell'alienazione delle valorizzazioni immobiliari 2012-2014. Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Chi si astiene? Chi è contrario? Comprensibile. È comprensibile. Bene, segretario, allora hanno dato. Bene. Quindi adesso le votiamo l'immediata esecutività, le votiamo tutte alla fine allora. Una. Allora votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano. Bene, procediamo adesso alla determinazione aliquote IMU anno 2012. Chi è favorevole alzi la mano. Tutto regolare, tutto regolare. Chi si astiene? Nessuno astenuto. Chi è contrario alzi la mano. Allora votiamo adesso per l'immediata esecutività, alzino la mano chi è favorevole. Unanimità. Passiamo ora al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e approvazione dell'aliquota anno 2012. Chi è favorevole alzi la mano. Siamo. Chi è astenuto? Nessuno. Chi è contrario alzi la mano. Votiamo ora per l'immediata esecutività. Sì, esatto. Non si distragga. Possiamo? Sì. Lei è astenuta. Sull'immediata eseguibilità, non avevo visto la mano. Due astenuti. La vista del segretario. Quindi viene approvata, andiamo avanti con l'approvazione del bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è astenuto alzi la mano. Nessuno astenuto. Chi è contrario alzi la mano. Bene, votiamo ora per l'immediata esecutività.
Contrari? Dove? Ah, si è allineato. Sì.